Signori del piacere. Buongiorno e benvenuti al concerto di fine anno tenuto dalle classi di strumento musicale della nostra scuola. Il concerto, attraverso melodie di musica classica e canti popolari eseguiti dai singoli strumenti e gruppi di musica insieme, vuole essere per noi un momento di condivisione con tutti voi del lavoro svolto in classe. I brani proposti saranno eseguiti a pianoforte, chitarra, clarinetto e percussioni. Oltre agli intenzionali professori Campagna, Guida, Pirelli e Cascini, che ci hanno dato l'opportunità di venire a contatto con la conoscenza dello strumento e che soprattutto ci hanno impegnato a produrre musica, un grazie particolare va al nostro dirigente professor Gerardo Guida e a tutto il corpo docente e collaboratori scolastici che nel corso dell'anno scolastico ci hanno seguito e guidati nel nostro percorso di studi. È doveroso inoltre ringraziare la professoressa De Lorenzo che, in qualità di rispondente di sesso, cura con amore e dedizione non solo noi alunni, ma l'intera scuola. Inizieremo il concerto con l'esecuzione del brano Merle o Valle, eseguito da Riccardo Maradea, accompagnato dalla professoressa Cascini.
accompagnato dal prof Spinelli. Thank you.
concerto eseguirà Frammachino Campanaro, eseguito da Daniel Donato, Maria Teresa Sollazzo, Ilenia Fortunato, Vincenzo Taddio e Michele Rotondaro. Thank you.
dottorato e seguirà Tempo di Gavotta. Thank you.
Gioia e Alessandro Benassi. Thank you.
Nancy Cosma eseguirà The Ash Grove per percussioni, accompagnato dal professore Spinelli.
Martina San Giovanni suonerà Andantino di Matteo Cattassi. Thank you.
Whitney due canzoni classiche napoletane che hanno segnato la storia della canzone melodica napoletana nel mondo. Osoro il mio è un soggetto innamorato. Abbiamo fatto diverse manifestazioni, abbiamo fatto tante uscite.
niente quest'anno, il sindaco lo sa benissimo, ha firmato le autorizzazioni in continuo tra infanzia, primaria, secondaria, ma in fondo era quello che voleva anche lui. Abbiamo sempre detto che i ragazzi vivono in questo palazzo per tanti anni, prima l'infanzia, poi si spostano, vanno su la primaria, poi rimangono qui. È importante il confronto, assolutamente, è importante, è proprio fondamentale. Abbiamo fatto altre manifestazioni, hanno partecipato agli incontri con i carabinieri, con la Guardia di Finanza, hanno fatto, soprattutto i colleghi di strumento, hanno fatto partecipare i ragazzi a due concorsi, nei quali si sono distinti, sono stati premiati per la loro bravura. Uno si è tenuto al Brusca Resort e i ragazzi si sono distinti anche per quanto riguarda le attività sportive, i tornei di calcetto, di ping pong, vero? Quindi non solo i riconoscimenti a livello musicale, ma anche per quanto riguarda le attività alternative alle quali hanno partecipato. Hanno partecipato anche ad un secondo concorso che ha riguardato Santa Maria del Cedro, un concorso intitolato Musicazioni, i cameristi di Laos, vero? Vale. Ecco, anche in questo caso i riconoscimenti sono arrivati per tutti, come ensemble, come musica d'insieme, e per qualcuno in particolare come solista. Anche l'infanzia e la primaria ha svolto le sue attività e penso che tutti siano, le colleghe siano soddisfatte di quello che è stato fatto. Martedì scorso le colleghe dell'infanzia hanno organizzato uno spettacolo bellissimo al quale ha partecipato il nostro dirigente e ne approfitto naturalmente per darvi il saluto da parte sua. Mi spiace non averlo qui con me oggi, ma devo comunque scusarlo, nel senso che so benissimo che è impegnatissimo, avrebbe voluto tanto, l'ho sentito stamattina e continuerà il nostro percorso insieme, ci sarà anche l'anno prossimo lui con noi, quindi questo carrozzone è partito, quest'anno è stato di rodaggio e sicuramente l'anno prossimo sarà ancora più produttivo. Io adesso mi voglio rivolgere in particolare ai ragazzi di terza, che vorrei qui, vicino a me, per favore. Martino, vuoi lasciare il tuo consigliere del servizio un attimo? Eccoli qua, pochi ma buoni, come si dice. Questa è la nostra classe in uscita. Sono ragazzi che hanno lavorato tanto. Abbiamo avuto tanti problemi quest'anno, anche di salute. Mannaggia, non ci siamo fatti mancare niente, ma veramente niente. Però siamo qui. Adesso sono nella fase, diciamo, quella che ci serve per essere carichi all'esame. E questi ragazzi stanno per uscire dall'ufficio. Però io sono fiduciosa perché noi abbiamo lavorato bene non solo per quanto ha riguardato la trasmissione delle conoscenze, che sono importanti, le materie che hanno studiato, le cose che ricorderanno, ma ciò che è importante è il rapporto che si è creato. Questo è fondamentale tra loro, con noi, perché noi le abbiamo aiutato a crescere, siamo cresciuti anche noi, siamo invecchiati anche noi, potrei dire, però è stato. Io ho imparato da loro. Loro hanno imparato da me, ma io ho imparato tanto anche da loro. E veramente mi ricorderò di loro sempre, come di tutti, naturalmente. E auguro a tutti un esame brillante, che ci manca la soddisfazione di uscire da questa scuola con i piedi pesanti, pesanti di tante cose che rimarranno. E così. Noi. Piccolo pensierino, ma proprio piccolo, piccolino.
ma ci tenevamo perché abbiamo... Allora, questo non è... Anche come anticipato hanno voluto partecipare anche i collaboratori scolastici, una parola la devo spendere anche per loro. Non, naturalmente non voglio fare nessun tipo di distinzione, ma abbiamo avuto i collaboratori che hanno collaborato con loro tutta la parola. Sono stati sempre presenti. Il signor Giuseppe Servitio è stato il tramite indispensabile con Santa Maria. È stato il nostro mercurio, il nostro postino costante, con grande, grandissima competenza e serietà. Anche loro si sono voluti associare a questo omaggio simbolico. Vorrei che lo aprisse senza piangere, naturalmente, non dico di indossarlo adesso, ma perlomeno che, insomma, vai, non si aprite, se non qua si piange. Girate, fate guardare. Non usare le spalle alla tua assistenza. Questo è l'augurio che ti facciamo. Questo significa naturalmente conoscenza, ripeto, come sapere, come quello che gli rimarrà, come loro... le loro basi, le loro fondamenta, ma tutto, devono continuare ad essere quello che sono, non si devono omologare, non devono diventare quegli altri, devono mantenere le doti che hanno, il rispetto, e sono stati sempre silenziosi, attenti, non li abbiamo mai rimproverati, in nessuna occasione, parlo delle uscite soprattutto, si sono sempre comportati benissimo. Non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Il professor Spinelli, come sapete, ha accompagnato i ragazzi in gita e quando è soltanto mi lo rifarei al 300 volte perché sono fantastici. Ed è vero. È così. Quindi un applauso lo faccio a tutti. Sono stancato.
una scuola che si evolve, che cerca di adeguarsi ai tempi moderni, che cerca di dare ai ragazzi l'idea di quello che potrebbe essere il loro futuro. Ecco, è quello che poc'anzi ha detto la professoressa De Lorenzo. Credo che rispecchi proprio questa voglia, questa volontà di non di augurare ai ragazzi di avere sempre fame di conoscenza, appetito, di conoscere sempre di più, di applicarsi sempre di più, anche perché la vita è fatta di tempo. Qui si chiude un percorso, se ne apre un altro che è al di fuori delle mura del nostro paesino, ed è fatto di maggiori impegni, maggiori sforzi, e così sarà finché avrete i figli, che poi verrete a vedere qui, li vedrete impegnati nelle recite, nei battesimi d'animo per l'intera persona, per gli esami. Ma molto bella è stata l'emozione che avete trasmesso anche a me. Vedere i ragazzi così attaccati al corpo docente non è cosa, ormai è cosa rara, oggi è cosa rara, anche perché navigando su Facebook ormai con questa realtà 2, 3.0, 4, 5, ormai non sappiamo dove si andrà a finire, leggevo chi sottolineava un aspetto importante, cioè i genitori che sono divenuti sindacalisti dei loro figli. Queste sono cose gravi, che lì per lì non ci si rende conto del danno che si può fare ai propri figli, ma che io, dalla mia giovane età, ma chi è ancora più grande di me si ricorda che ad un comportamento sbagliato corrispondeva una sberla da parte del genitore. Io non dico che i bambini vanno picchiati, assolutamente no. Perché che i bambini vanno aiutati a crescere con i principi di una cosa. Quei principi purtroppo si sono persi. Si sono persi e noi vediamo il frutto negativo di questo andazzo, non dico a Rosso Mazzo, perché Rosso Mazzo per fortuna custodisce il modo di fare di una cosa. E quindi su questo noi non ci dobbiamo assolutamente né fare dei mia colpa e né assolutamente puntare ad un diverso modo di comportarsi, però vedo nei paesi limitrofi più grandi, vedo nelle città che le cose stanno cambiando, si stanno modificando, la cosa grave è che oggi la Calabria registra, forse perché proprio i bambini non vengono educati anche alla giusta sofferenza dovuta all'atteggiamento sbagliato, al 60% di giovani disoccupati. Abbiamo dei dati spaventosi. Ha detto bene la professoressa quando ha detto passo al sindaco per un discorso più serio, cioè il mio non è un discorso più serio, perché quello che ha detto lei è un discorso che va sulla emotività, sull'educazione che è stata data a questi ragazzi, sulla conoscenza. Il mio è un discorso che vuole essere un po' più ad ampio respiro, perché guardate, nel rivestire la carica di sindaco, quindi nel fare l'istituzione, i punti interrogativi che ci pongono di fronte sono talmente tanti, e avere la paura di non avere un orizzonte non è una bella cosa. Allora io dico, ben vengano esempi